Siamo a Fano, all'Associazione Culturale Il Sentiero dell'Anima. Qui con noi c'è la dottoressa Elena De Marchi, psicologa e psicoterapeuta, che condurrà i gruppi per mamme in gravidanza e donne in post-gravidanza. Qual è il suo orientamento psicoterapeutico? Il mio orientamento è l'orientamento Gestalt e la Gestalt si colloca all'interno della psicologia umanistico-esistenziale ed è un approccio olistico, quindi si occupa della persona in modo integrato, ponendo interesse sia al corpo che alla mente, ed è una pratica dell'aiutare che si basa sull'empatia, sulla qualità delle relazioni e sul rispetto per l'altra persona. E quindi quello che io faccio è cercare di aiutare la persona a diventare responsabile e consapevole di ciò che prova nel qui ed ora, e in modo che possa vivere pienamente la propria vita e scegliendo quello che realmente vuole. E alla base del mio essere terapeuta c'è un rispetto e un senso di benevolenza per l'altro. E quali sono le principali finalità di questo gruppo? Per quanto riguarda la gravidanza, diciamo che la gravidanza è un momento molto delicato per la donna, in quanto comporta tante trasformazioni psicologiche. E la donna rivive delle fasi della sua infanzia e quindi tornano vive delle tematiche riguardo la femminilità, riguardo i rapporti con la figura femminile. E poi ci sono delle modificazioni corporee, la modificazione dei ruoli sociali, e quindi quello che voglio fare con questo gruppo è stare vicino alla donna in questo particolare momento di vita, dandole un sostegno, cercando di aiutarla a elaborare eventuali conflitti, l'accettazione dei cambiamenti corporei, e dandole appunto sostegno e facendola stare in contatto con le emozioni che prova, con sia quelle positive che quelle tra virgolette negative. E quindi partecipare al gruppo significa arrivare alla maternità con maggiore consapevolezza e viverla con più serenità. Invece per quanto riguarda post gravidanza, diciamo che la nascita è un po' una porta, in quanto c'è una nuova vita, e se una donna è al primo bambino ha la prima esperienza dell'essere genitore, e quindi c'è un po' un passaggio, e spesso la donna sente un vuoto, diciamo, un vuoto sia fisico che mentale. Infatti si è visto che spesso le donne hanno dei lievi sintomi depressivi che di solito si risolvono nel giro di pochi giorni. Quando questo non avviene si parla proprio di depressione postpartum, e la situazione è più grave perché comunque la donna inizia a avere dei disturbi per quanto riguarda, diciamo, questi sbalzi di umore, irritabilità, e spesso non riesce a sviluppare un buon legame con il bambino, e sente la sua vita pesante, eccetera, ora non voglio. E quindi diciamo che propongo questo gruppo proprio per aiutare la donna in questo momento, per darle serenità, creando uno spazio empatico dove le persone sono libere di esprimersi liberamente senza temere il giudizio, trovando una persona, una terapeuta che metterà tutta la sua professionalità e tutto il suo cuore per fare questo cammino insieme. Penso che sia una cosa molto importante per la donna in questo stato, insomma. Grazie per l'intervento, dottoressa Elena De Marchi. Grazie.